17 giugno 1882 nasce a Lomonosov Igor Stravinsky. Stravinsky non è certo un bambino prodigio, si accosta alla composizione solo dopo i 20 anni, quando è già uno studente di legge. Le sue prime opere colpiscono Sergei Diaghilev, che all'inizio affida a Stravinsky il riarrangiamento delle musiche di Chopin e poi gli dà la possibilità di presentare un'opera tutta sua. Il lavoro è L'uccello di fuoco, che il pubblico francese accoglie calorosamente. Del 1913 è Le Sacre du Printemps. Un brano di esso, La danza dell'adolescente, viene utilizzato dalla Disney in un celebre episodio del film Fantasia. Muore a New York nel 1971.